Allora, come vi dicevo, oggi abbiamo qua il professor Ferraris. E come vi avevo anticipato, il professor Ferraris è un filosofo e ho assistito a un paio di suoi talk. Me ne ricordo uno particolarmente interessante al Centro Nexa sugli archivi, se non sbaglio, e un altro nella giornata del pubblico dominio che, come vi avevo penso accennato, è questa giornata in cui si parla, diciamo, si celebra il fatto che arrivano opere nel pubblico dominio. E direi che insomma è tutto. Grazie. Grazie, scusate il ritardo e scusate le condizioni in cui mi presento, ma appunto ho avuto un problema a trovare il posto, cioè Google non è infallibile, Google Maps non è infallibile, me l'aveva dato da un'altra parte e quindi c'è stato un disguido. Bene, allora ho deciso di dare a questa presentazione il titolo apocalittico Apocalisse Web, perché partivo da una considerazione, cioè in fondo come etimologicamente dice Apocalisse non vuol dire una cosa spaventosa, vuol dire semplicemente una rivelazione, vale a dire, io sono convinto che quello che è successo con la rivoluzione del web negli ultimi 30 anni, poi in realtà le cose grosse proprio negli ultimi 10, non sono, come spesso si sostiene, una deformazione della natura umana. Io credo che più o meno nella vostra vita avrete sentito qualcuno che vi diceva che in effetti la tecnica ci deforma, la tecnica ci altera, ci cambia, tradisce la natura umana. È una vecchia idea secondo cui l'uomo perfetto sarebbe allo stato di natura e poi invece la tecnica lo deforma. Ora non è assolutamente così, perché in fondo una delle caratteristiche rilevanti degli esseri umani è di elaborare delle tecniche, per cui quello che è avvenuto recentemente è stato più che altro una rivelazione dell'essere umano a se stesso. Cioè se Aristotele avesse detto che l'uomo è un animale solitario e taciturno, avremmo avuto ragione di domandarsi come mai sono sorti i social network e le comunicazioni si sono sviluppate così tanto, ma lui in effetti aveva detto che l'uomo è un animale sociale, quindi non c'è nessuna sorpresa, nessuno stupore nel fatto che poi questi strumenti si siano sviluppati così tanto. Adesso quindi io cercherò un po' di far vedere come quello che interviene con una grandissima rivoluzione è anche sostanzialmente una grandissima rivelazione e dell'umanità a se stessa, cioè fa vedere a noi come siamo. Vabbè, questi sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse nel disegno. Quindi questa mia presentazione si articolerà in quattro parti. La prima parte, appunto, si tratta di vedere in cosa consiste la rivelazione, che cosa ci hanno mostrato questi attrezzi che noi adesso abbiamo tutti quanti in tasca di fronte a noi e che invece 20 anni fa non si immaginavano neanche. In particolare, cioè, immaginate, fate un esperimento di pensiero, dare già all'epoca dei computer, che ne so, 20 anni fa, a un tecnico informatico e fate vedere lo spago. Questo qua si chiede che cos'è, a cosa serve e non era minimamente previsto. Quindi in cosa consiste questa rivelazione? Il secondo punto è che questa rivelazione che ci viene dalla tecnica è il fatto che c'è un primato fondamentale della registrazione nella costruzione della realtà umana. Cioè, in fondo, questi strumenti di cui noi ora facciamo uso continuamente sono essenzialmente gli strumenti di registrazione. Si registra di più adesso di quanto si sia mai registrato in tutta la storia del mondo e consideriamo del tutto normale che ci sia una macchina lì che registra quello che sto dicendo, perché non è complicato farlo, oppure di qualunque cosa avvenga c'è una registrazione che si trova sui giornali o da qualche parte. Perché questo? Beh, semplicemente perché questa enorme proliferazione di strumenti è stata principalmente una proliferazione di strumenti di registrazione. Tutti questi strumenti hanno dentro una memoria
E questa memoria è l'elemento fondamentale che sta dentro di loro. E se pensate, la differenza molto forte, lo vedremo rispetto agli strumenti tecnologici del secolo scorso. Questi strumenti non avevano memoria o quasi. Un televisore del secolo scorso non aveva memoria, un telefono del secolo scorso non aveva memoria, non c'era. Allora, questo fatto che sia prevalsa, ci sia stata questa esplosione della memoria, di nuovo non è accidentale, ma rivela un elemento costitutivo della nostra realtà. Il quarto punto su cui volevo portare la vostra attenzione è la mobilitazione, cioè quando sono comparsi questi strumenti, degli inguaribili ottimisti hanno sostenuto che adesso con un computer noi praticamente possiamo sempre starcene a casa ed essere sempre in vacanza e a questo punto l'uomo è liberato dalle catene della fatica. Ovviamente si è realizzato il contrario, cioè adesso si lavora infinitamente di più di quanto non si lavorasse prima dei computer e tutta la velocità dei traffici, degli impegni è aumentata in una maniera esponenziale. Perché? Perché continuamente ci arriva un sms, una mail, un messaggio, qualcosa che ci impone di reagire in qualunque momento, ovunque noi siamo. Quindi paradossalmente si è realizzata una mobilitazione totale che non immaginavamo prima, cioè in effetti adesso può essere anche un bel sollievo mentre uno si trova a sentire una lezione il fatto che sotto banco può rispondere, sbrigare la posta o rispondere agli sms. È una bella cosa, lo fanno gli studenti, lo fanno i professori. Il problema è che prima almeno quando uno era in classe se ne stava tranquillo e non doveva interagire con degli altri, almeno in quel momento, così come quando era in treno oppure quando era in aereo. Adesso non è più così. È tutt'altro che infrequente l'immagine di qualcuno che a una conferenza sta rispondendo alla posta, lui non sta liberando il suo tempo libero, sta impiegando il suo tempo fino all'ultimo centesimo di secondo. E questo appunto è il risultato, è quello di una mobilitazione totale. Quindi è vero, tutta l'immagine positiva che c'è del web deve essere conservata e mantenuta come tale. Tuttavia non bisogna sottovalutare quest'altro aspetto, cioè che ogni vantaggio ha delle contropartite e la contropartita è proprio questa realizzazione di una mobilitazione totale. Ovviamente tutto questo è molto caricato per poter dare il massimo di effetto apocalittico a queste mie riflessioni, fare come un film dell'orrore. L'ultimo punto invece è la sparizione, che è un elemento di cui immagino voi avrete avuto già discussioni, notizie, eccetera. Cioè il fatto che la nostra, dicevo prima, è l'epoca più registrata della storia, nel senso che è l'epoca in cui ogni singola transazione, ogni singolo messaggio, ogni minuscolo discorso che uno fa viene registrato e conservato. È conservato. Conservato per quanto? Per l'eternità? No, noi non sappiamo per quanto si potranno conservare tutte queste cose. Le evidenze che abbiamo è che i materiali informatici sono spesso deperibili per mille motivi, perché ci sono dei problemi di hardware, ma anche perché c'è un'innovazione del software che rende illeggibili dei supporti precedenti. Quindi il rischio è che dell'epoca più informata della storia, più registrata della storia, possa anche non rimanere niente. Quindi questi sono grosso modo i quattro punti su cui volevo portare la vostra attenzione. Appunto, il fatto che questo non è che di contro natura, perché la natura umana è essenzialmente legata alla tecnica. In secondo luogo, la rivelazione a sorpresa è stato un prevalere della registrazione, poi questa registrazione, il solo fatto di registrare, ed è sorprendente ma è vero, cercherò di dimostrarlo, provoca una mobilitazione totale, e poi c'è l'altro elemento che magari di tutto questo non resterà niente. Cominciamo quindi con la questione della rivelazione. La rivelazione, vabbè, questo signore con il pappagallo sulla spalla è un saggista tedesco
che è vissuto fra l'altro 102 anni, questo è un elemento irrilevante, però comunque, che in un suo saggio degli fine anni 40 annotava che la tecnica, come in una processione, porta alla ribalta delle cose antichissime, ed è esattamente quello che, quello che caratterizza il nostro mondo contemporaneo. Cioè quello che sta accadendo adesso non è una cosa che non ha niente in comune con il passato, non è l'irruzione di un totalmente altro, è in realtà la manifestazione di qualcosa che era nelle corde della nostra tradizione dell'essere umano già da molto tempo. Questo non toglie che ci abbia presi di sorpresa. Perché? Perché bisogna fare un passo indietro rispetto all'oggi. E andare nel secolo scorso. Nel secolo scorso voi non dice niente, ma a me dice parecchio, perché ci ho passato un bel pezzo della mia vita. Ora, negli anni 60 o 70, la profezia prevalente è che sarebbe scomparsa la scrittura, non si sarebbe più scritto assolutamente. E quella lì è l'astronave di 2001, Odissea nello spazio, il film di Kubrick del 1968. Nell'astronave di 2001, Odissea nello spazio, non c'è un solo personal computer, c'è un grande cervellone che però appunto simula il pensiero e parla, notate, HAL parla, non scrive, e voglio dire, a pochi anni prima della rivoluzione informatica, nessuno si immaginava questa rivoluzione, nessuno proprio l'aveva previsto. Anzi, si erano previste delle cose inverse. Questa è una delle copertine più infelici della storia, poi infatti l'hanno cambiata, perché questo Marshall McLuhan era un famoso mediologo canadese, il quale aveva detto che sarebbe scomparsa la scrittura, appunto perché abbiamo la radio, abbiamo il telefono, abbiamo la TV, che bisogno abbiamo ancora di scrivere? Dopodiché, quindi, quando gli hanno messo in una ristampa di una traduzione del suo libro questo, in fondo hanno fatto un doppio errore, perché non solo lui, come non è colpa sua, non poteva prevedere che ci sarebbero stati strumenti di quel genere, ma soprattutto non aveva previsto in linea di diritto, cioè non solo non era profeta su che cosa si inventa, ma non era, secondo lui non avrebbero dovuto proprio esserci cose di questo genere. In particolare questa cosa qua, questa macchina per scrivere, non avrebbe dovuto esserci, perché la scrittura sarebbe scomparsa. Che cosa sarebbe rimasto? Beh, vedete, questo è McLuhan in questione con un oggetto che sarebbe una specie di avveniristico strumento di comunicazione che avrebbe dovuto essere il modo di comunicazione fondamentale nel terzo millennio, come si dice, e come vedete è una forma un po' goffa, ingombrante di videofonino, cioè è una cosa in cui parli e vedi. Notate questa cosa, per parecchi anni, intorno al 2000 e negli anni successivi, si è continuamente detto che sarebbe giunta l'ora del videofonino, cioè che sarebbe decollata la possibilità di parlarsi, di guardarsi insieme, eccetera. Ora questa cosa non è successa assolutamente. Il videofonino era, diciamo così, la tardiva resurrezione di questo strumento qua, che in fondo è il sogno della comunicazione perfetta, se viene semplicemente sognato e non sperimentato. Cioè, se tu vuoi comunicare, che cosa fai? Beh, è una specie di televisore, parli, vedi l'altro dall'altra parte, sei contento di tutto quello che ti serve. Quindi scompaiono le lettere, scompaiono i francobolli, scompaiono l'email che neanche si immaginava che sarebbe stata, e ti serve soltanto di questo. Ora c'è una qualche ironia nel fatto che poi il Canada ha dedicato al suo illustre studioso
un ricordo, in particolare è stato un francobollo. Ora, non è chi non veda che c'è una contraddizione molto forte nell'onorare coloro che il quale diceva che sarebbe scomparsa la scrittura con un francobollo. C'è una specie di ironia intrinseca. Lui, con il suo vitofonino, con la sua cosa, eccetera, però finisce su francobollo, il che significa che a distanza di parecchi anni la scrittura non era affatto scomparsa. Da notare, non è che fosse rimasta la scrittura in forma residuale, come dire, che qualcuno continua a mandarsi dei biglietti d'auguri per qualche ragione rituale e che quindi sopravvive la scrittura, ma al contrario noi abbiamo una vera e propria esplosione della scrittura, cioè abbiamo una quantità di strumenti di scrittura che non sono mai stati previsti in precedenza, più strumenti di scrittura di quanto mai l'umanità abbia immaginato ci potessero essere, e passiamo buona parte della nostra vita a scrivere. Quindi anche quell'idea che ci sia, un tempo c'era la preoccupazione dell'analfabetismo di ritorno, cioè delle persone che ricevevano un'alfabetizzazione a scuola e poi dopo, visto che più nessuno gli chiedeva di scrivere, perdevano questa occasione e non sapevano più scrivere. Quello che è successo al contrario è che adesso non si dà più l'analfabetismo di ritorno, perché chiunque, per poter fare una minima operazione, ha bisogno di scrivere. Magari anche un analfabeta impara dei rudimenti di scrittura, perché se no è completamente tagliato fuori. Quindi c'è un'esplosione della scrittura, un'esplosione della connessione, questo è banale, ma noi effettivamente adesso siamo, in ogni momento siamo più connessi, e anche un'esplosione della biblioteca. Quindi quell'idea per cui sarebbe scomparsa la scrittura non è soltanto che noi siamo sempre intenti a scrivere tutto il santo giorno, ma anche il fatto che quello che un tempo era un luogo circoscritto, la biblioteca dove si doveva andare e in cui si era in pratica poi isolati dal mondo perché non c'erano telefoni, non c'era niente, adesso è qualcosa di diffuso a cui noi possiamo accedere in qualunque momento. L'esperimento di andare a cercare dei classici, dei testi o altre cose in rete è banalissimo, funziona, significa che le biblioteche sono letteralmente dappertutto. Ora, come dicevo nell'introduzione, questa esplosione della scrittura è essenzialmente un'esplosione della registrazione. In questo senso che appunto prendiamo, dicevo, questi strumenti del secolo scorso e prendiamo questi strumenti di adesso, già un po' vecchi perché è di qualche anno fa. La differenza tra quelli di sinistra e quelli di destra è banalmente il fatto che quelli di sinistra non ricordano assolutamente niente, non hanno la minima memoria, non hanno nessuna possibilità intrinseca di avere memoria, mentre tutti questi sono degli archivi di diversa potenza e connessi via web ad altri archivi ancora, quindi c'è una enorme quantità di memoria e di archivi. Ora, perché è importante la memoria, la registrazione? Se ci pensate, la registrazione ha la capacità di trasformare in scrittura qualsiasi cosa. Perché se per scrittura intendiamo la capacità di ripetizione indefinita di un significato, di qualcosa, cioè io scrivo, io parlo in una situazione di... senza registrazione, a questo punto vale il principio verba volant, cioè quello che io dico scompare dopo il proferimento, diventa addirittura freschissimo. Posso adesso? Io mi sono disidratato bene, grazie. Bene, scusa. No, ma sicura. Quello mi ha detto che c'è stato Italo che si è bloccato a Bologna, una cosa bellissima. Ecco, una situazione di conversazione, non dico normale perché adesso non è più normale, ma in epoca pre-registrazione tu dicevi una parola, valeva il principio verba volant, scompare, si dilegua e non c'è più. Mentre adesso se tu, qualunque cosa viene registrata,
per esempio i messaggi che ci mandiamo, resta traccia. Oppure se io sto parlando in questo momento, certo sto parlando, ma in effetti quello che dico potrebbe essere ascoltato infinite volte da un masochista. Un masochista vuol sentire infinite volte questa mia conferenza. Bene, se vuol farlo può farlo, perché può sentirlo infinite volte. Il che significa che è diventato come una scrittura, cioè non c'è differenza tra la parola e la scrittura nel momento in cui la parola o l'immagine è registrata, nel senso che appunto disponi di una possibilità di iterazione indefinita. Quindi la vera grande rivelazione, la prima rivelazione che ci viene data è proprio il fatto, dall'esplosione della tecnica, e che si è trattato di un'esplosione della registrazione, della iterabilità. Tutto quello che tu puoi iterare richiede una registrazione, perché per poter iterare devi registrare e permettere la ripetizione. Bene, quello che c'è stato è stato proprio questo. Bene, allora approfondiamo un po' meglio questo punto concettualmente rilevante che è la registrazione. Che cosa significa effettivamente la registrazione? Quello che emerge, e ripeto, è quello che ha sorpreso, ho preso in contropiede coloro i quali pensavano che sarebbe scomparsa la scrittura, è che quello che si chiamava un tempo società della comunicazione, ancora adesso c'è qualcuno che dice la società della comunicazione, indubbiamente la società della comunicazione è qualcosa di rilevante, ci sono delle compagnie che si occupano di comunicazione, ci sono strumenti, mezzi vari, eccetera, però la comunicazione funziona essenzialmente nella misura in cui è finalizzata ad una registrazione. Quindi più propriamente la società della comunicazione va intesa come una società della registrazione. Questo è un punto relativamente facile, perché non dobbiamo cercare di dimostrarlo con delle indagini che risalgono agli albori dell'umanità, ma ci basta appunto prendere in esame l'evoluzione del telefonino, quindi di un oggetto che è stato sotto gli occhi di tutti. Abbiamo tenuto sotto osservazione questo oggetto per un po' di anni e abbiamo visto le evoluzioni. Non c'era bisogno di fare degli scavi o delle imprese archeologiche. Va bene, questo è il primo telefonino, non proprio il telefonino biblico, l'urtelefonino o qualcosa del genere, ma è un telefonino della fine del secolo scorso, usato in un contesto relativamente bizzarro, perché si deve immaginare che questo signore è andato al Muro del Pianto e probabilmente c'era qualche suo congiunto a casa che gli ha chiesto se poteva anche lui parlare con Yahweh, e l'ha fatto così. Allora, questo prototelefonino è in fondo la realizzazione dei sogni del telefonino. Perché? Perché è un fisso a cui è stato staccato il filo. Riflettiamo su questa circostanza, cioè questo strumento qua, se l'essenziale fosse parlare, il telefonino, quel primo telefonino, a parte che era un po' grosso, realizzava tutti i bisogni, perché avevi un telefono fisso che però ti metti in tasca e parli dove vuoi, quando vuoi e soprattutto con chi vuoi, se calcolate che costui sta parlando con Dio. Però al di là di questo c'è questa, al massimo si doveva immaginare che si sarebbero studiate delle batterie che durano di più, o ridurre i costi, ridurre le dimensioni. Questo in fondo, fra l'altro, era un pensiero che si faceva sui telefonini quando sono apparsi. Si pensava che alla fine sarebbero diventati semplicemente un auricolare, un microfono, e non ci sarebbe stato bisogno d'altro. Invece le cose sono andate molto diversamente, nel senso che il telefonino è evoluto come una macchina per scrivere. Guardate bene, questo non ha niente di scontato, cioè che uno strumento per parlare possa evolvere in uno strumento per scrivere, quando l'idea è che l'umanità non ha voglia di scrivere, ha solo voglia casomai di parlare, è una sorpresa che ha preso in contropiede tutti coloro che anche professionalmente si occupavano di queste cose. Perché
prima che poi si verificasse la convergenza fra internet e il telefonino, come è avvenuto dopo, all'inizio ci sono stati gli SMS. Ora, quando sono stati introdotti gli SMS dalle compagnie telefoniche, le compagnie telefoniche stesse pensavano che sarebbero serviti per delle comunicazioni di servizio, tipo ti restano 3 euro di credito, sei entrato in Slovenia, quei tipi di comunicazioni che vengono date normalmente. Nessuno mai avrebbe immaginato che il traffico di comunicazione scritta avrebbe superato il traffico di comunicazione orale. Assolutamente nessuno, non più del resto di quanto non avvenne quando l'amministratore delegato dell'IBM gli fecero vedere il primo personal computer, che poi era una cosa enorme, ingombrante, eccetera. Ha detto: ma non credo che abbia un futuro. Poi ne hanno venduto subito 1 milione di copie, ma appunto il professor De Martin mi ha fatto notare che c'è stato poco prima che esplodessero i personal computer, l'idea era che ci sarebbero stati 4-5 enormi giganteschi computer sulla faccia della terra e quello risolveva tutto. Quindi immaginate, la cosa si è svolta e poi magari qualcuno a telefonare al computer per sapere le risposte. Comunque non è detto che adesso la cosa si rirealizzi con delle salvataggi cloud o cose di questo genere, però sicuramente questa cosa qua non la prevedeva nessuno. Nessuno avrebbe previsto che una volta che tu puoi parlare preferisci scrivere, anzi al contrario, la previsione era: adesso andremo verso il meglio, potremo anche vederci faccia a faccia, e invece no, non è andata così e è prevalso. Dobbiamo chiederci perché se puoi parlare preferisci scrivere, ma ci sono mille motivi. Per esempio, il fatto che scrivere è silenzioso e parlare rumoroso, quindi puoi scrivere segretamente mentre parlare il segreto è meno garantito, oppure perché puoi essere più conciso, oppure perché puoi essere più evasivo, più allusivo o anche più preciso, nel senso che puoi mandare un biglietto del treno, tipo ti compare lì sul telefonino e hai quello che ti occorreva. Però se vediamo l'elemento centrale di tutte queste cose qua è il fatto che lo scritto è qualcosa che rimane. L'esempio caratteristico è proprio quello del, appunto, può benissimo succedere che tu parli con qualcuno e ti dimentichi di aver parlato, non ti ricordi esattamente quando, eccetera, ma ognuno di noi può avere un resoconto esatto di tutte le proprie interazioni durante la giornata, basta consultare il telefonino, lì dentro hai il resoconto esatto di tutto questo. Cioè, puoi diventare anche, come dire, la spia di te stesso, e fra l'altro, come sapete, adesso c'è tutto questo dibattito sulle intercettazioni, cioè da quando c'è il telefonino, perché poi il telefonino fa un effetto strano. Uno sente tutte queste intercettazioni e si domanda. Io un tempo le persone non, anche per delle stupidaggini, dicono, sono delle cose delicate, non parliamone per telefono, perché il telefono era un oggetto imponente, grosso lì, eccetera. Invece il telefonino, che quasi scompare, dà l'illusione alle persone che stiano parlando senza faccia a faccia, invece non è assolutamente così. Tutto questo si registra e viene poi dopo adoperato come innocente svago se uno vuole farsi 4 risate. Però il punto fondamentale è che il prevalere della scrittura è appunto dato dal fatto che tu hai traccia di tutto, e come se tu avessi una specie di autotabulato. Del resto ti dicono esattamente a che ora, con che persona, per quanti minuti, per quanti secondi, se è caduta la comunicazione. E poi accanto a questo presto avremo il registro di tutti i nostri acquisti, perché se prevarrà l'idea, e credo che alla fine avverrà, che si paga col telefonino, a questo punto avrai anche la lista dei tuoi acquisti. Già adesso comunque hai l'email, tutto quanto, tutto resta lì dentro.
E quindi si capisce a questo punto il vantaggio che da questo a questo, perché lui oltre a questo deve poi avere in tasca dei taccuini, delle note, poi ci sono molte cose di cui non resta assolutamente traccia, mentre lì tutto resta iscritto. E infatti questo diventa alla fine un archivio. Ecco, questo qua che vedete non è un telefonino un po' vecchio come quello là all'inizio, ma è una questione di scala. Questo qua è una bara a forma di telefonino in Ghana. C'è un artigianato locale che fa delle bare, ci sono varie forme, fanno anche delle bare a forma di bottiglia di Coca-Cola, delle bare a forma di Cadillac, ma molto belle. Purtroppo in questo non si vede, ma c'è anche una foto, si trova su internet, non so, mettete bara a forma di telefonino, probabilmente lo trovate, e si vede anche di lato. Allora, perché farsi seppellire in una bara a forma di telefonino? Questo è un altro interrogativo metafisico che vi sottopongo. Faccio notare una cosa comunque, che uno magari può dire, ma in effetti c'è una somiglianza tra questi vecchi Nokia e dei sarcofagi, quindi forse adoperi la cosa. Però la cosa, al di là di questo, perché appunto poi hai la possibilità non solo di farti seppellire in un telefonino, ma anche in una bottiglia di Coca-Cola, e quindi non vale. Però l'aspetto interessante è che uno può anche farsi seppellire con il telefonino nella bara. Esiste questa eventualità ed è storicamente avvenuta, almeno una è accertato, che Tony Curtis, l'attore, si è fatto seppellire con il suo iPhone nella bara. Qui dobbiamo porci delle domande, nel senso che intanto, come sapete, l'iPhone, la batteria dura poco per quanto si faccia, poi forse sotto non c'è campo e inoltre sei morto. Quindi l'idea di farti seppellire con un telefonino per comunicare non ha alcun senso. È evidente che invece lui si faceva seppellire con il telefonino perché dentro ha un archivio, come i faraoni che si facevano seppellire con i papiri, con tutte le cose, i contatti, la loro vita. Lì dentro c'erano tutte le persone con cui aveva avuto a che fare, probabilmente anche delle fotografie, tutta la corrispondenza, gli archivi, stava tutto lì dentro e se lo portava dietro. Quindi l'anima di Tony Curtis era tutta salvata dentro al telefonino. Fra l'altro l'analogia vagamente egiziana, perché si può immaginare che poi appunto si presenta lì, mostra il telefonino al Ka, tutta questa rappresentazione era anche rafforzata dal fatto che le esequie siano avvenute a Las Vegas e che poi ci sia stato un banchetto funebre in un albergo che si chiama Luxor ed è in stile egiziano, quindi rientrava benissimo tutto il sistema faraonico. Però comunque questo è un punto rilevante, cioè effettivamente mentre farsi seppellire con un fisso nella bara può tutt'al più costituire una fantasia perversa, un atto di fedeltà di un dipendente di una compagnia telefonica, una cosa. Invece farsi seppellire con un telefonino nella bara ha una qualche verosimiglianza, nel senso che si capisce perché, perché lì dentro ci sono tutti questi. Del resto, fate conto, immaginate di perdere un fisso, eventualità che riconosco abbastanza remota. Comunque, se voi perdete un fisso, perdete soltanto uno strumento di comunicazione, non è che perdiate altro in più del fisso. Se voi invece perdete il telefonino, dentro ci sono dei dati, delle cose, quindi in effetti perdete un archivio. Va bene, ultimo. Quindi questo che cosa dimostra dal nostro punto di vista? Dimostra appunto il fatto che quello che importa è la registrazione, quello che importa è il fatto che ci siano delle notizie incamerate lì dentro che rendono pregiato questo oggetto. Fra gli usi e trascendenti del telefonino c'è ancora questo, che è una tomba a forma di telefonino in Israele,
ancora quei telefonini che si aprivano e quindi danno quell'idea di comunicazione, di apertura. Anche qui da notare che invece una tomba a forma di telefono fisso renderebbe questo stesso concetto in maniera più macchinosa, perché richiederebbe anche un avambraccio che alza il telefono, eccetera. Quindi invece così dà con piena evidenza la cosa, oltre che poi appunto dare tutto un altro spessore alla domanda fondamentale che si fa al telefonino, cioè dove sei. Perché c'è un senso in cui è banale, dove vuoi che sia, ma c'è un altro senso che invece. Ora, per quale motivo è così importante questa registrazione? La registrazione è importante perché serve per la costruzione della realtà sociale, niente di meno. In questo senso che prendete questo oggetto naturale, questa montagna. Questa montagna esiste anche... Prego. Riguardo invece al linguaggio dei giovani di scrivere gli SMS, sì, cosa ne pensa lei? Penso... A parte che ci sono anche dei vecchi che scrivono SMS, sì, con quello, con che, tutte queste cose. No, no, era per dire, no, perché ne conosco, anzi certi anziani sono proprio appassionati e scatenati nello scrivere delle cose in quella maniera lì. Punto, molto spesso, tra l'altro, è talmente forte la convinzione che la gente voglia parlare invece che scrivere, che quando hai l'evidenza che le persone scrivono invece che parlare, appunto si mandano tutti questi messaggi, dicono no, è più simile al parlato, è una cosa più simile al parlato. Cosa c'è di più simile al parlato? Perché tu lì dentro hai delle scritte in scrittura alfabetica, semplificata spesso, ma secondo degli espedienti di semplificazione che c'erano già sulle lapidi antiche, nel senso che anche gli antichi, se tu devi incidere una targa di marmo, fai delle abbreviature, perché così non devi scrivere tutto quanto, il marmo costa e chiede del tempo. Quindi quel linguaggio lì, tutto però, eccetera, tutte queste abbreviazioni, le stesse o altre, erano già esistenti nel Medioevo, quindi non è che ci sia questa novità così forte. Inoltre ci sono degli, oppure quando si dice con scandalo, ah, scrivono che K è, no? Bene, il primo documento della lingua italiana, del volgare italiano, questo Placito Capuense del Novecento, è quello che dice sao che le terre perché gli fini, eccetera eccetera eccetera, che è scritto KE. Quindi voglio dire, in effetti sono delle soluzioni che si possono dare, degli esiti di una stessa necessità morfologica della lingua, cioè di distinguere che da c'è. E quindi questa è la cosa. Ora, inoltre ci sono le faccine, no? Le faccine sono degli ideogrammi, nel senso che sono una scrittura non alfabetica ma ideografico-simbolica. Quindi ci si domanda che cosa ci sarebbe mai di così intensamente parlato in un linguaggio che è metà alfabetico e metà ideografico. Quindi, no, ma questo era sempre per dar contro a coloro i quali che dicono che a noi piace tanto parlare. Dopodiché, appunto, chi avrebbe mai pensato 20 anni fa che si sarebbe tornati a mandarci dei bigliettini così? Adesso è tutto un inviarsi biglietti e controbiglietti. Questo è un tipo di comunicazione che credo non sia stato mai previsto, non si sarebbe mai previsto che sarebbe tornato, e invece è invasivo e pervasivo. Perché appunto tutto questo? Perché avere delle registrazioni ti permette di costruire degli oggetti sociali. Facciamo un esempio.
questo è un corso, no? Allora, c'è un sito dove viene detto le caratteristiche del corso, c'è un sillabo del corso, voi sapete che questo è un corso. Di tutte queste cose, conferenze, premi, battesimi, matrimoni, eccetera, in tutti questi eventi che creano degli oggetti, ci sono delle scritture. Le banche sono dei grandi archivi pieni di scritture di registrazione, le borse sono dei grandi archivi pieni di scritture di registrazione. Allora si capisce il vantaggio di avere dei grandi strumenti di scritture di registrazione, perché ti permettono di risolvere i problemi della realtà sociale, cioè di risolvere i problemi, di creare oggetti sociali, di moltiplicare gli oggetti sociali. Perché appunto, caratteristica di una cosa come questa montagna, che è un oggetto naturale, è il fatto che sarebbe tale e quale anche se non ci fosse l'umanità e anche se nessuno pensa a questa montagna. Nessuno pensa a questa montagna, ma la montagna esiste ugualmente. Perché? Perché gli oggetti naturali sono cose che stanno nello spazio e nel tempo indipendentemente dai soggetti. Invece, per esempio, appunto, una cosa come un matrimonio, beh, una cosa di questo genere richiede necessariamente che ci sia consapevolezza del fatto che ha luogo un matrimonio e che il matrimonio sia registrato. Ci siano dei registri, ci sia memoria, eccetera. Questo lo possiamo immaginare. Immaginate per un momento un matrimonio tra malati di Alzheimer. Sono tutti malati di Alzheimer nella nostra ipotesi, cioè i due che si sposano, che arrivano lì non si ricordano neanche più perché erano andati lì, ma comunque i due che si sposano, chi officia, i testimoni, gli amici, i parenti, tutti quelli che stanno lì intorno, più tutte queste macchine che sono abbondantissime nei matrimoni, oltre a quelle che tutti si portano dietro con i telefonini, si cancellano, e poi si cancellano anche i registri scritti con l'inchiostro simpatico. Si può dire il giorno dopo che questo matrimonio esiste? No, perché nessuno ne sa niente, cioè l'esistenza di certi oggetti dipende strettamente dal fatto che la gente sappia che esistono e si ricordi della loro esistenza, ed è questo il motivo per cui il mondo è così pieno di documenti. Perché appunto sono questi documenti che si fanno garanti delle proprietà degli oggetti, dei nostri status, dei nostri diritti. Tutte queste cose registrano delle possibilità. Infatti, voglio dire, immaginate, c'è un modo semplicissimo, questa è una specificità degli oggetti sociali, cioè che siano registrati e consaputi, per dir così, cioè che la gente sappia che esistono. Questo volevo aggiungere un esempio, ho letto di recente, in qualche tribù indiana o americana ci sono due parole per indicare i morti, cioè una certa persona è morta, ci sono due termini. Una, se esiste ancora qualcuno che l'ha conosciuto da vivo, e un'altra invece se si è persa completamente memoria. Impressionante. Dove questo? Gli indiani d'America? Sì. Sottilissimi. C'è ancora una registrazione. Sì, sì, no, ma infatti, in fondo l'idea è che la sparizione completa è la sparizione della memoria, quando non resta più assolutamente niente. Del resto, questo spiega per quale motivo, cioè perché si fanno i cimiteri banalmente. Lì capiamo una esigenza generalmente umana, cioè non è una cosa che le persone si sono inventate lì per lì. Una delle primissime, anche perché poi è una delle cose che durano, però una delle primissime dimostrazioni dell'esistenza di gruppi umani organizzati da qualche parte sono le tombe. Una delle prime cose che gli esseri umani immaginano di costruire sono le tombe. Perché? Perché sono maniaci dell'horror. No, perché lì dentro tu conservi la memoria. Ed è consolazione anche per le persone immaginare che poi dopo morto comunque resta lì tutta questa. Fra l'altro non so se sia già morto quello là dell'IBM che si è registrato tutto quanto, come si chiama? C'è un dipendente
hanno un dipendente di Microsoft, che è uno che dal 95 tipo registra la temperatura del suo corpo, il battito cardiaco, tutto quello che ha fatto, film, cioè, tutto il giorno, cioè, lui si è creato questo grande, gli ha chiesto ma lei perché lo fa? E lui, credo che si chiami Brown di cognome, non memorabile, ma comunque, mi ha chiesto ma lei perché fa questa cosa? Dice, oh, ma perché sa, poi se fra 10 anni voglio tornare indietro e vedere come stavo 10 anni prima, posso sempre farlo, che è futile perché tu impieghi un giorno di vita attuale per ritornare indietro in 10 anni prima, e l'interesse è dubbio, poi sai qualcosa su di te, e non è così interessante. La verità è che il Brown si nasconde perché fa paura alla gente, ed è anche giusto, è che lui si sta facendo un enorme mausoleo, per cui poi nel tempo si immagina, si illude Brown, perché poi nessuno va a vederlo, però lui si immagina che poi ci saranno dei nipoti, dei discendenti, eccetera, che vanno a vedere, andiamo a vedere il nonno il 7 aprile del 1997, poi è chiaro che non lo fanno, ma lui si consola così. Infatti immaginate una crisi economica, noi abbiamo che una crisi economica è un oggetto sociale, tipicamente sociale. Se non ci fossero uomini non ci sarebbe crisi economica, ma potremmo anche proporre una soluzione per la crisi economica che è molto semplice, cioè causare una amnesia generale nell'umanità e distruggere tutti i documenti. A questo punto hai risolto la crisi economica, è un rimedio che non mi sentirei di consigliare, ma che sarebbe efficace, non ci sarebbe più effettivamente crisi economica. Immaginiamo di applicare il sistema della distruzione della memoria per bloccare un evento naturale, per esempio un uragano. Cioè, sta arrivando un uragano e adesso vede, brucia tutti i documenti e provoca amnesia. L'uragano arriva ugualmente, la differenza rispetto alla crisi economica è che l'uragano è indipendente dalle nostre memorie. Allora si capisce perché, essendo che ci sono appunto questi oggetti, è importante che ci siano delle cose come il web. Cioè il web non è semplicemente un modo per avere dei servizi, un modo per comunicare, un modo per avere delle informazioni, un modo per... Il web è essenzialmente lo sviluppo della esigenza umana fondamentale, che è la produzione di oggetti sociali attraverso registrazioni. Cioè c'è un filo continuo che lega le tombe del Paleolitico con il web, ed è appunto il fatto che dentro a queste iscrizioni e registrazioni hai la possibilità di costruire oggetti sociali. E mai produrre registrazioni è costato così poco ed è stato così facile come da quando c'è il web. E se no non si capisce perché, cioè, infatti c'è un modo secondo me insufficiente di affrontare la questione del web, che è dire ma questi qui cosa avranno da dirsi tutto il giorno? Cioè questa cosa lì, perché così, anche recentemente c'è un illustre linguista italiano che si chiama Raffaele Simone, che ha scritto un libro sul web, in realtà contro il web, intitolato Presi nella rete, che secondo me è particolarmente insufficiente da questo punto di vista, perché dice, incomincia dicendo sono qua, sono in treno e ci sono tutti questi deficienti attaccati al telefonino che scaricano delle applicazioni o cose del genere, furbo lui invece, ma comunque, a parte che ho trovato per incriminarlo una sua foto in cui è un telefonino enorme qua, telefonino più o meno di quella dimensione lì. No, però voglio dire, scherzi a parte, no, perché il libro poi è pieno di altri aspetti importanti e rilevanti, però in fondo quell'idea
per cui c'è una deformazione dell'essere umano nel momento in cui l'essere umano si impegna a comunicare, ma poi mica sempre a comunicare, perché effettivamente, appunto, se tu fai l'esempio del treno, c'è quello che telefona, c'è quello che scrive e sta lavorando, potrà pur lavorare, e c'è quello che si guarda un film, quindi sono le cose che gli esseri umani fanno normalmente. Ma allora, quindi non è per rispondere a un bisogno frivolo di comunicazione, è per rispondere a un bisogno che è tutt'altro che frivolo di registrazione, che se noi pensiamo appunto all'esigenza, all'importanza di oggetti sociali all'interno del mondo umano. Ora, questa è appunto la sfera che ho chiamato della documentarità, cioè in effetti noi costruiamo la realtà sociale attraverso dei documenti e questi apparati che abbiamo sono dei grandi costruttori di documentarità. Qui c'è l'unico aspetto vagamente, diciamo così, filosofico di tutta la faccenda, ed è dire come si costruiscono, che cosa devi fare per costruire un oggetto sociale. Perché, per esempio, ci sono il modello fondamentale è sempre quello della promessa, perché è un elemento interessante. Alcuni filosofi, anche illustri, hanno interpretato la promessa come la manifestazione della volontà. Cioè, io promettendo qualcosa a qualcuno manifesto la mia volontà. Ora, non è corretta questa lettura, perché io nel fare una promessa non solo manifesto la mia volontà, ma poi non posso più ritirarla indietro, a meno di infrangere la promessa. Cioè, immaginiamo che io alle 2 del pomeriggio decida di andare al cinema la sera, alle 8 di sera. Penso semplicemente questo, quindi questa è la mia volontà, poi in realtà alle 5 non ho più voglia di andare al cinema, decido che non andrò al cinema e la cosa finisce lì, non c'è niente che io debba fare, quindi qui è veramente la mia volontà che opera. Però immaginiamo invece che io alle 2 decida di andare al cinema, alle 2:05 chiami un amico dicendo stasera andiamo al cinema insieme e che alle 5 non voglia più andare al cinema. A questo punto c'è una cosa che devo fare, cioè avvisare l'amico del fatto che io non vado più al cinema. Io in fondo con questo, avvisando un altro, ho costruito un oggetto indipendente, quindi davvero un oggetto, non semplicemente una rappresentazione della mia mente. E l'indipendenza, l'autonomia e la forza di questo oggetto è tutta legata al fatto che questo oggetto non solo è fuori, ma è salvato da delle memorie. Per questo appunto che la formula degli oggetti sociali propongo di vederla come oggetto uguale a atto iscritto, nel senso che gli oggetti sociali, appunto cose come le lezioni, i matrimoni, le crisi economiche, le vacanze, sono il risultato di atti sociali tali che avvengono almeno fra due persone. L'importante è che ci siano almeno due persone, perché ci sono delle cose che strutturalmente non si possono fare da soli. Cioè, per esempio, io non posso, non si può dire, parlando correttamente in italiano, che io mi do questo paio d'occhiali. Io semplicemente passo gli occhiali da una parte all'altra. Se io prendo 5 euro nella mia tasca destra e li metto nella mia tasca sinistra, non sto prestandomi 5 euro, sto solo spostando l'ubicazione di 5 euro. Mentre se io do gli occhiali a qualcuno, oppure se do 5 euro a qualcuno, effettivamente sta avvenendo una cosa. Cioè, è necessario che ci siano almeno due persone caratterizzate dal fatto di essere iscritti su carta, in un file di computer o anche semplicemente nella testa delle persone. Ora, è evidente che se le cose stanno in questi termini, la gigantesca esplosione del web è andata a rispondere essenzialmente a questo bisogno, al bisogno, e quale, vedereste poi quello che si dice adesso, tutta l'amministrazione online, eccetera, eccetera. Perché? Perché questo? Perché appunto è necessario che le registrazioni circolino in maniera efficace senza più velocemente possibile,
con il più facile accesso possibile. Quindi se invece di archivi polverosi tu puoi connetterti online e farti i documenti oppure prendere il biglietto del treno, quello che vuoi, questo è tanto meglio, ed è per questo che si sono sviluppate queste cose qua, non perché la gente non sa che cosa fare e si mette a parlare così per il gusto di parlare. Quindi c'è anche un altro aspetto che non è soltanto sociale ma individuale. Questo è un passo di Platone nel Filebo, in cui c'è Socrate che descrive: la nostra anima assomiglia a un libro, la memoria pare che scriva nelle anime dei discorsi, perché la memoria è importante non soltanto per la costruzione della realtà sociale, ma anche per la costruzione della nostra individualità. Noi siamo noi stessi nella misura in cui noi ci ricordiamo di noi stessi. Ripeto, è per questo che in fondo l'Alzheimer, beh, voi non siete nella fascia d'età, io mi ci avvicino, fa così tanta paura, perché uno ha l'intuizione che nel momento in cui comincia a dimenticarsi di se stesso è come se sparisse. In fondo immaginiamo esperimento mentale, ti danno la possibilità di prendere, che non è una grande possibilità, non è granché, prendere una pastiglia di cianuro oppure una pastiglia di un ipotetico prodotto che si chiama amnesina e che provoca l'amnesia totale di tutti i tuoi ricordi precedenti. Allora, ti danno questo, dice, ma tu hai una libera scelta, diciamo così, la scelta tra prendere il cianuro o prendere l'amnesina. Che cosa prendi? Io immagino che tutti prenderebbero poi l'amnesina, immagino soltanto, perché in fondo dice così conservo almeno la continuità del mio corpo. Però nel prendere l'amnesina avrebbero un'angoscia di poco inferiore a prendere il cianuro, perché in effetti loro sanno che una volta preso l'amnesina quello che loro sono in questo momento non ci sarà più, esattamente come se avessero preso del cianuro. Questo spiega per quale motivo è così importante la memoria nella nostra vita e gli oggetti dedicati alla tutela della memoria. E spiega anche per quale motivo così spesso la memoria venga rappresentata sotto la forma di una tavoletta, di un libro. Questo appunto il modello che ha in mente Socrate, cioè sono quelle tavolette di cera che usavano i greci, fra l'altro è uguale a un computer, un po' grosso perché è antico, però comunque era così, scrivevano perché i materiali tipo la pergamena, il papiro erano cari, invece per delle note tu prendevi su questa cera e poi dopo cancellavi e riscrivevi. Quindi c'è questa immagine della mente come una tavola su cui tu scrivi, che attraversa tutta la tradizione filosofica, nel senso che tu lo trovi in Platone, in Aristotele, in Locke ovviamente non parla più di tavola ma di foglio di carta, perché siamo nel 600, e in Leibniz nello stesso periodo e persino ancora in Freud. Quindi perché c'è questa continua ricorrenza dell'idea dell'anima come una tavola scrittoria? Ma effettivamente perché l'essenza dell'anima sembra consistere nella memoria e nella registrazione che ha dentro di sé. E quindi di questa tavola noi abbiamo anche una resurrezione, una manifestazione recente molto alla moda. Questo è un prototipo dell'iPad che avrebbe dovuto chiamarsi Mac Tablet, con un nome che sembra più quello di un whisky o di un tartan, e quindi forse per questo poi hanno deciso di fare iPad. Ma comunque tablet è anche il nome commerciale, cioè il genere a cui appartiene l'iPad è quello dei tablet. Ora tablet, in questa idea di tablet risuona esattamente l'idea di tavola, cioè hai attraverso questi oggetti tu hai un supplemento d'anima, un'anima supplementare con maggiore memoria che sviluppa i tuoi contatti. Del resto guardate, è anche un esperimento facile, quando se per disgrazia uno perde il proprio archivio informatico ha effettivamente l'idea di una menomazione che tocca la sfera spirituale, non è soltanto
appunto una cosa da poco. E quindi si può anche immaginare che se Tony Curtis fosse morto 2 anni dopo, non solo avrebbe vissuto 2 anni di più, che penso non gli sarebbe dispiaciuto, ma si sarebbe fatto seppellire con l'iPad invece che con l'iPhone. Questo è chiaro, una facile profezia. Ora, ultimo punto, penultimo punto, la mobilitazione. Dal momento che queste registrazioni costruiscono la realtà sociale, questo ci spiega anche per quale motivo possano smontare la realtà sociale, intervenire nella realtà sociale, alterare così profondamente la nostra vita, nel bene e nel male. Uno si chiede, immaginiamo il direttore, appunto l'amministratore delegato di IBM, come vi dicevo, a cui mostrano il personal computer, dice non avrà futuro, come vi raccontavo prima. Ma in effetti dal punto di vista non solo suo ma di chiunque altro, o quasi chiunque altro si fosse posto di fronte a questo oggetto, avrebbe detto: ma esattamente per quale motivo devo servirmi di una macchina per scrivere, oltretutto più pesante, più ingombrante, non trasportabile, perché allora i personal computer non erano trasportabili, che richiede una stampante, perché si immaginava che tutto comunque poi dopo bisognava stamparlo, e che comunque poi ho bisogno del telefono, perché non era collegato con altro. Quindi mostri questa cosa qua, ti sembra che non ci sia un grande avvenire, perché in effetti quello che veniva trascurato è il fatto che queste cose sono dei potenti archivi, ma allora non lo si immaginava. In fondo, per parecchi anni la gente ha pensato che l'archivio fosse fuori e che il testo fosse quello stampato su carta. Per molto tempo i personal computer poi non hanno avuto una memoria significativa, quindi non potevi fare un archivio con queste cose. Adesso è chiaro che la prima cosa che ti preoccupi quando cambi computer è il fatto di trasferire l'archivio tale quale, ma per decenni questo non si è fatto, perché sembrava l'archivio invece una parte, una stanza da qualche parte. Adesso poi tu hai degli archivi online, per cui tutto sommato l'oggetto qui lui stesso diventa irrilevante. Appunto la logica dell'iPad è questa qua. Allora, ma perché c'è questa importanza dell'archivio? Ma tanto abbiamo visto, c'è stato elementi di emancipazione possono venire fuori da questo, perché appunto c'è stata anche tanta retorica, ma c'erano anche delle cose vere. In fondo, il ruolo che ha giocato Twitter all'interno della rivolta nel Nord Africa, eccetera, è stato un ruolo importante. Non è stato un ruolo decisivo, nel senso che comunque poi sono state necessarie delle decisioni politiche, e là dove quelle decisioni politiche non sono state prese, come per esempio in Libia o attualmente in Siria, questo non è bastato. Però là dove le decisioni politiche sono state prese, appunto in Egitto o in Tunisia, effettivamente questi strumenti hanno fornito un principio di mobilitazione sociale che sarebbe stato inimmaginabile in precedenza, nel senso che permettono di mettere in contatto moltissime persone attraverso il trasporto di messaggi, che sapete che in guerra il problema fondamentale è la comunicazione, e questo è sempre stato il punto. C'erano i messaggeri, quelli a cavallo, cioè. Qui hai una cosa che immediatamente trasmette delle informazioni. Oppure sapete quando ci sono stati l'anno scorso quei disordini a Londra, ha giocato un ruolo fondamentale il BlackBerry, perché ha modo di avere un circuito che non può essere intercettato neanche dalla polizia, tant'è che poi hanno vietato, credo, il BlackBerry per un po', insomma, perché quindi l'idea, la capacità di mobilitazione che
hanno questi strumenti e la capacità di mobilitazione che ha banalmente la scrittura, la trasmissione di messaggi che hanno una presenza durevole. Appunto, ovviamente questi messaggi possono avere tante dimensioni, nel senso che appunto prima che ci fosse la cosiddetta primavera araba, Twitter era stato anche adoperato dalla regina di Giordania che era in gita su uno yacht in Italia e c'erano anche dei giornali che pubblicavano i suoi tweet, dicevano ho mangiato un gelato buonissimo, tutta una roba così, eccetera, forse causando poi dopo una forma di fastidio che ha generato la primavera araba, non lo so, ma comunque non voglio rendere responsabile la regina di Giordania di questo. Ora, la cosa interessante è che questi strumenti si trasformano in strumenti, come dicevo prima, di mobilitazione totale. Non bisogna mai sottovalutare la scrittura, nel senso che intanto come sapete l'origine di internet è militare, nel senso che il primo internet è stato fatto perché all'epoca della guerra fredda si diceva qualora ci fosse un attacco agli Stati Uniti bisogna creare una struttura per cui dappertutto il Presidente degli Stati Uniti possa essere in contatto con le parti dello Stato e non a caso è stata pensata la scrittura, perché diciamo, qui puoi trasmettere dei documenti, puoi trasmettere delle informazioni, puoi trasmettere degli ordini scritti. Ricordate che, per esempio, dal punto di vista militare, la cosa decisiva è che l'ordine sia scritto perché venga eseguito, perché soltanto se scritto può essere vincolante e, per esempio, dice me lo metta per iscritto, tante volte dice no, non voglio, ecco, appunto, quindi non vuoi fare questo. Cioè qualcosa diventa vincolante soltanto quando è scritto e potrà essere adoperato per eventualmente sottoporre a giudizio colui il quale non ha eseguito l'ordine. Ultima resurrezione di questo principio, nonché del principio che tutto quello che viene registrato diventa scrittura, e che in quelle telefonate che girano su YouTube del tizio che dice a Schettino di salire sulla nave, la prima cosa che dice guardi che la stiamo registrando, gli dice guardi che la stiamo registrando, vuol dire guardi che queste non sono delle cose effimere, lei si ricorderanno di lei, infatti in effetti c'è stata una diffusione mondiale delle schettinate proprio in base a questo principio. Quindi il potere di mobilitazione di questi oggetti è enorme. Appunto c'è anche il potere di, come dire, aumentare enormemente la nostra responsabilità e i nostri impegni. Questo è un problema abbastanza serio, nel senso che con cui bisogna confrontarsi non in maniera luddistica, come dire distruggiamo i telefonini, poi dopo tanto nessuno distrugge il web, nessuno ha interesse a che ciò avvenga, ma deve essere portato a tema, perché inizialmente, come vi dicevo, quando si sono diffusi questi strumenti, si era diffusa anche l'idea che ci sarebbe stata una specie di liberazione dell'uomo dal lavoro, perché si dice non stanno più in ufficio, non stanno più nelle officine, stanno tutti lì, però stanno tutti lì. Cioè questo fatto dell'essere perennemente collegati è una estensione molto forte del lavoro e della responsabilità. E questo anche perché, questa è una cosa che osservava un illustre filosofo della mente americano, Daniel Dennett, in una conferenza che ha fatto a Torino alcuni mesi or sono. Lui faceva notare questo, che fino a non molto tempo fa, come esseri umani, dovevamo reagire a pochissimi stimoli. E del resto io mi ricordo che sempre nei remotissimi anni 60-70 vagavano delle pensose riflessioni su questo tema.
siamo sommersi da un flusso di informazioni talmente ampio che non sappiamo più come districarcene. Non sembra un problema così grosso, vabbè, basta, ti perdi qualche notizia, non guardare il telegiornale. A un certo punto che male c'è se ti sei perso un pezzo di un risultato di una partita di rugby in Nuova Zelanda, se non ti interessa il rugby, la cosa. Quindi non, il problema c'è, perché da cosa nasceva? Nasceva dal fatto che inizialmente, pensiamo a una situazione ottocentesca, c'è un veicolo di informazione che è il giornale, letto da pochi, e lì dentro c'è tutto. Poi aumentano sia gli strumenti di comunicazione, sia all'interno degli strumenti di comunicazione i canali, eccetera, quindi dice, sei bersagliato tutte queste cose. Però in definitiva questo è davvero molto poco se confrontato con quello che ci tocca adesso. Nel senso che noi non riceviamo delle informazioni, ma riceviamo delle richieste. Cioè ci scrivono e noi dobbiamo dare una risposta. Questo ma sui temi più vari, comunque, dice, ci vediamo oggi, a che ora torni, qualunque cosa. Scrivi, rispondi, scrivi, rispondi. Il che comporta una presa di responsabilità, una presa di decisioni continue in ogni momento. Questo effettivamente è un problema che non era stato previsto, ma che ha un riflesso sulla vita individuale, così come sulla vita economica, molto forte. Non solo perché poi talvolta le persone rispondono alla prima cosa che gli viene per la testa, e quindi una volta prima uno scriveva una lettera e allora devi, ti metti, hai delle cose da dire, invece ti dico una cosa, tu rispondi la prima cosa che ti capita, e poi ci sono quelli che fanno delle gaffe clamorose, come quelli che mettono su Twitter delle affermazioni antisemite o di questo genere, di colpo, tutti dicono, ma allora sì, un antisemita, no, non ci pensa, questo perché... anche la mobilitazione, diciamo così, lavorativa, questo è un esperimento mentale che è anche un esperimento reale, cioè immaginiamo che uno si trovi nella notte tra il venerdì e il sabato, sono le 3 di notte, stava dormendo, però si sveglia e vuol vedere che ora è, ovviamente guarda il telefonino perché è di tanto, e guardando il telefonino si rende conto che è arrivata un'email. A questo punto, visto che è curioso, va a vedere cosa c'è dentro l'email, è una questione di lavoro, è anche abbastanza urgente, e, che gli arriva da un altro posto, da un altro fuso orario, eccetera, allora a questo punto, già che c'è, risponde. Questo significa che sta lavorando alle 3 di notte della notte fra venerdì e sabato, che non è esattamente l'idea che queste cose ci avrebbero liberati dal lavoro. E quindi entra questa trasformazione molto forte dell'organizzazione del nostro tempo, che appunto dico ha gli aspetti della mobilitazione totale. E poi appunto, per fare un esperimento banale rispetto alla responsabilità, è noto questo esempio, mi capitava spesso di farlo e adesso diventa sempre meno attuale per un motivo che si chiarirà. Allora immaginiamo un telefono antico, immobile e in memoria. Quando i telefoni erano queste cose, poteva succedere un caso di questo genere. Uno esce di casa alle 8 di mattina, il telefono comincia a squillare pochi minuti dopo, ma tanto lui è uscito, sta via tutto il giorno, ritorna dopo un certo numero di ore, il telefono ha squillato tutto il giorno e ha smesso di squillare 10 minuti prima che lui arrivi. Lui comunque non ne sa niente e non ha nessun tipo di responsabilità, non gli possono dire niente, cioè non ero a casa, ha suonato, ma io non c'ero. È tutto qua, interi film di un tempo in cui i telefoni squillavano. Adesso invece, appunto, uno in qualunque momento, mettiamo che uno appunto ascolti una lezione e quindi stacchi il telefonino, e poi quando lo riaccende trova le chiamate non risposte, quello che in gergo sono le chiamate non risposte, trova le email, trova gli sms, eccetera. E a questo punto comincia il tormento, alzare gli occhi al cielo, rispondere, tutta questa cosa, tutti questi suoni che ti circondano e ti invadono. E
che cosa c'è di diverso da quello a quello? Quello che dicevo prima, cioè quello non si ricorda di niente, quello è sempre con te e tiene traccia di tutto e ti rende iperresponsabile. Dicevo che questo tipo di esempio lo faccio sempre di meno perché adesso in realtà nessuno più stacca il telefonino quando sta sentendo delle lezioni in qualunque circostanza. Perché e non dico che è perché non sono interessati o sono meno interessati di quanto fossero un tempo, ma perché ormai questa coazione al contatto perenne, coazione, questa necessità anche, è diventata talmente forte che l'idea di spegnere il telefonino, di disconnettersi, è quasi inconcepibile. Comunque il nocciolo resta questo, cioè tu sei responsabile perché qui resta traccia e lì non resta traccia. Sul restare traccia possiamo arrivare all'ultimo punto, ed è appunto quello della sparizione, perché ho detto di tutto resta traccia, ma c'è anche l'ipotesi che a un certo punto non resti traccia assolutamente di niente. Questo in che senso? Nel senso che immaginiamo qualche caso. Ecco, questo che vedete è il documento che risale al 1941, firmato Göring, in cui si decide la soluzione finale del problema ebraico, cioè la Shoah, più grande crimine di cui noi abbiamo notizia, ce ne sono stati anche dei più grandi, però non se ne sa niente. E ora immaginiamo che questa decisione e questo documento fosse stato fatto nel 2041 invece che nel 1941, e quindi in questo caso sarebbe stato un'email. Sarebbe sopravvissuto, cioè avremmo ancora traccia di questa cosa qua, non necessariamente, perché delle email, le email si possono perdere, si possono cancellare gli archivi, poi appunto dicevo prima c'è l'evoluzione tecnologica e quindi il risultato è che magari il giorno della memoria la gente si trovava a celebrare qualcosa di cui non aveva più memoria, perché non si sapeva più esattamente a che cosa si riferiva l'evento. Banalmente, in fondo vi ricorderete lo scandalo che avevano rappresentato quelle foto di prigionieri iracheni torturati dagli americani ad Abu Ghraib. Ora, se quelle foto non fossero archiviate in una maniera sicura su degli supporti stabili, potrebbero scomparire. Potrebbero scomparire, così come in fondo tante cose scritte su dei supporti fragili sono scomparsi. Secondo esempio è quello di Wikipedia, cioè Wikipedia, si è tanto parlato sul fatto che Wikipedia è poco affidabile, cioè, io non credo che sia significativamente più inaffidabile di qualunque enciclopedia classica. Oltretutto poi permette di essere corretto, cosa che un'enciclopedia classica, se tu vai a correggere, ti escludono dal prestito, quindi non puoi. Il problema è però che Wikipedia, immaginiamo che ci sia una catastrofe tecnologica per cui scompare, manca l'elettricità per molto tempo, si perde Wikipedia, tutto il sapere incamerato dentro a Wikipedia scompare. Oppure immaginiamo che appunto, del resto Wikipedia ha avuto dei problemi di questo genere, c'è un problema finanziario, la gente non sta più a mantenere Wikipedia, oppure Wikipedia passa di mano, viene presa da qualcun altro che poi cancella tutto, che ne so di quella roba mia, in fondo a questo punto di tutto questo sapere non resta nessuna traccia. Poi per arrivare al dunque, adesso credo che questa c'è stata un'esplosione qualche anno fa, ma adesso hanno smesso, che era questo sistema, perché era legato al fatto che come sapete generalmente appunto gli archivi online
vengono di poste eccetera, vengono conservati per un certo numero di mesi e poi vengono cancellati se non ci sono più degli accessi. Allora c'era questo problema che magari c'erano dei soldati che morivano da qualche parte, il loro archivio di posta non era più accessibile perché appunto i parenti non avevano le password, e a questo punto scompariva tutto l'archivio di questi qua, e si aveva un primo effetto di quella scomparsa della memoria di cui parlava il professor De Martin con l'esempio degli indiani d'America. Bene, l'ingegno umano aveva sviluppato un accorgimento, cioè c'era un sistema, tu ti abbonavi, ti mandava una mail ogni tot, credo che fosse tipo ogni 3 mesi mi mandava una mail con una domanda tipo sei vivo o qualcosa del genere. Tu rispondevi sì, allora tutto bene, però se non rispondevi sei vivo per un certo numero di volte ne inferiva che eri morto, e allora a questo punto mandava le chiavi di accesso al tuo archivio informatico ai legittimi, a coloro che tu avevi designato come i tuoi legittimi eredi. Appunto, immaginiamo che Legacy Locker, poi dopo, che credo che non ci sia neanche più, perché forse erano proprio delle cose molto legate alla guerra in Iraq, alla guerra in Afghanistan, non lo so, sinceramente poi non mi sono mai iscritto a Legacy Locker. C'era anche un altro sistema invece di tu muori e disponi che ci sia un tuo messaggio che viene mandato a un tuo congiunto dopo la tua morte, che intanto potresti usare dei termini, delle maniere un po' meno plateali, cioè questo qua accende il computer, arriva e la lettera di papà morto, potevi anche metterla semplicemente dentro un cassetto, non cosa, anzi tu sei lì, stai cominciando a elaborare il lutto, pa, compare il fantasma di papà che ti dice qualcosa. Quindi ci sono e effettivamente questa possibilità di una registrazione e di un mantenimento attraverso la registrazione suscita delle esagerazioni di questo tipo, così come c'era stato anche quello scienziato che è morto e che però ha registrato una quantità di cose di se stesso perché così i figli vedessero lui per dopo, e quindi c'è tutta questa comunque. Ora il problema, appunto, immaginiamo che Legacy Locker o qualunque altro strumento di questo genere passi di mano, cioè o cambino le condizioni, così come può succedere per un'azienda fornitrice di servizi. A questo punto tu potresti cessare di avere accesso a queste cose, perché non sono più tue, sono da altre, sono condizioni differenti. Quindi ci sono diversi aspetti che fanno sì che questo elemento di controllo e di registrazione che è fornito con tanta larghezza dal web, però lo rende contemporaneamente fragile appunto per ragioni di software o anche per delle ragioni di economiche, finanziarie, legali. Ovviamente si trovano delle soluzioni, io ero stato sempre molto scettico rispetto ai salvataggi cloud, e quando però mi hanno rubato il computer sono stato salvato appunto da un salvataggio cloud che ho potuto riscaricare tutto quanto, e quindi non... Però appunto si manifesta l'eventualità di un mal d'archivio, cioè del fatto che si possa di tutto questo grande archivio che noi abbiamo si possono perdere delle parti significative. Questa è una cosa con cui bisogna fare i conti, ancorché c'è grande ridondanza, però non si può mai sapere. Va bene, questo è come dire l'ex ministro Calderoli, che fra le varie iniziative bizzarre che hanno caratterizzato il suo ministero della semplificazione c'è stato anche il fatto che una volta è andato in una caserma dei vigili del fuoco e ha bruciato certi scatoloni dove sosteneva che c'erano delle leggi che lui aveva annullato. Questo ministro dell'oblio più che della semplificazione forse doveva anche bruciare dei conti della Lega, non so, dentro chissà che cosa è finito per tutto questo bruciare. Sta di fatto comunque che
anche senza l'intervento di fattivi volontari come il ministro, potrebbero anche scomparire delle cose. Questa è un'eventualità che si dà sempre, proprio perché ci sono elementi che sono legati alla proliferazione, al fatto che nei tanti e quindi te ne curi di meno, all'indeterminazione, cioè non sai esattamente dov'è, poi appunto diventano sempre più fragili, cioè si sviluppa questo paradosso che è legato alla conservazione nel tempo dei documenti informatici, ed è questo: se tu incidi una lapide in marmo, le informazioni che puoi mettere su questa lapide sono molto poche, perché sono limitate. Il costo della lapide è molto grande, però una volta che hai fatto questo primo investimento, la lapide, come in effetti è successo, finisce sottoterra, poi secoli e secoli dopo scavano, ritrovano questa lapide e la cosa è lì. Con la carta è già diverso, perché ci sono delle condizioni di conservazione più problematico, con i fax è ancora diverso, perché effettivamente i fax, no, Time Machine non può completare il web backup, ma chi te l'ha chiesto? Però l'ossessione si fa avanti. Ah, però scrupoloso. Quindi queste cose qua, che erano scritte su argilla, si sono conservate per 5.000 anni, queste meno, queste le cose dei fax si cancellavano, che era un piacere perché era estremamente volatile. E che cosa succede? Succede che con i supporti informatici tu hai la possibilità di aumentare in maniera crescente, esponenziale, la quantità di informazioni che puoi mettere su un supporto minuscolo. Il costo per registrare queste informazioni è minimo, è infimo. Il problema è che però poi c'è un costo di mantenimento di queste informazioni che è crescente nel tempo, e si crea quindi la situazione per cui quanto più le informazioni che tu avevi registrato si allontanano dal primo interessato a queste registrazioni, cioè passano le generazioni, ci sono i figli, i nipoti, che ne so, ma anche solo passa nel tempo, tanto più nessuno è interessato a salvare queste informazioni, perché si richiederebbe un salvataggio attivo, mentre appunto un fascio di lettere si conserva dentro una scatola senza che nessuno debba fare niente, purché non bruci la scatola o non la butti sott'acqua, queste cose si conservano. Invece un computer no, un computer bisogna che ci sia qualcuno che prende deliberatamente l'iniziativa di salvare queste informazioni trasferendole su altri supporti nel tempo. È chiaro che è facilissimo che in qualunque momento, prima o poi, di questa catena di trasmissioni ci sarà l'interruzione della trasmissione, quindi calcolando che per esempio anche gran parte delle foto attualmente sono su supporto informatico e raramente si stampano, non è affatto implausibile l'idea che fra 100 anni non sapranno neanche che faccia avevamo noi, perché tanto si sarà cancellato tutto. E quindi c'è questo problema di sostenibilità, come dicevo, appunto, fare questo costa tanto ma poi resta, però fare un supporto web ci va poco, però poi devi conservarlo. Di qui appunto l'ipotesi iperapocalittica con cui volevo concludere questo discorso, che è quello per cui nella nostra epoca resteranno soltanto i tombini, perché sono scritti su un supporto abbastanza solido, mentre scomparirà tutto il resto, producendo appunto una specie di Amnesty International con cui poi dovremo fare i conti. Ecco, io ho finito e vi ringrazio. Ringraziando molto il professor Ferraris, che ha toccato numerosi punti che sono nel nostro percorso, nella nostra conversazione sulla rivoluzione digitale.
sfruttiamo la sua presenza ancora per pochi minuti, se ci sono delle domande da parte vostra sui vari temi che ha trattato o altri temi relativamente alla filosofia di Giada. Sì? Professore, la selezione di oggi mi ha fatto ricordare ho detto la parte sulla legislazione, un film che ho visto 7-8 anni fa, adesso non ricordo il titolo, dove era ambientato nel futuro, e praticamente sin dalla nascita ogni persona veniva piantata, diciamo, un registratore, con il quale si poteva mettere tutta la vita, e poi dopo la morte questo registratore andava a finire negli archivi di Stato. E volevo chiedere secondo lui se ma c'è una necessità di registrare qualsiasi cosa per degli scopi pratici, essenzialmente pratici, e invece un'ipotesi di questo genere è legata invece alla sopravvivenza della memoria di una persona, che non è uno scopo pratico, è uno scopo simbolico, per cui ripeto, a un certo punto c'è qualcuno che può non avere interesse a che questa memoria si conservi, cioè c'è un avente diritto, cioè effettivamente poi è anche imbarazzante, uno pensa, puoi chiedere sensatamente ai tuoi bisnipoti di aggiornare il tuo archivio informatico, è assurdo, quindi se uno proprio vuole che lo ricordi, non si mette una cosa di marmo da qualche parte, lì resta e dura. E quindi proprio quell'ipotesi lì del conservare la memoria delle persone mi sembra la più difficile da realizzare. Intanto perché le persone sono tantissime, adesso sono 7 miliardi, figuriamoci quanto saranno. Può darsi che il tipo di sopravvivenza potrebbe essere una cosa di questo genere, cioè si risolvono, perché è anche sperabile che vengano risolti, i problemi di manutenzione e durata nel tempo del web. A questo punto è chiaro che i supporti come tali si deteriorano, però il web resta tale, e a questo punto, appunto, che ne so, hai Facebook come gigantesco cimitero dove ci sono tutti quanti lì dentro, vivi e morti, 20 miliardi di figure su Facebook, tutte conservate lì, perché tanto sul web si conserva. Mentre l'idea invece che ci sia l'archivio, infatti non a caso questa cosa di qualche anno fa, perché ancora si immaginava che c'era una localizzazione, prendi questo, lo metti in un archivio, probabilmente, adesso non lo so, voi sapete tutto questo meglio di me, nel senso che io non ne so proprio niente, ma immagino che la via più sicura per il salvataggio sia appunto il cloud, il web, eccetera, non dare un supporto che come tale si può sempre perdere o deteriorare. C'è una domanda? Come ci sta di perdere, prendere, non perdere, prendere, non sto dicendo io. Il treno? Prima il professore aveva parlato della memoria e praticamente perdendo la memoria è come se si perdesse l'esistenza di un evento, di qualcosa. E questo mi ha fatto pensare al romanzo di Orwell del 1984, dove il Ministero della Verità faceva la storia, creava la storia. Oggi con l'informazione che c'è è facilissimo creare informazione, bene o male. È fantascienza pensare una situazione del genere? No, abbiamo avuto già il TG1 di Minzolini, cioè voglio dire, abbiamo infinite prove della praticabilità di una soluzione di questo genere. Abbiamo anche poi delle cose interessanti, nel senso che per esempio ci sono nel web dei siti di storia virtuale, cioè di storie possibili invece che reali. Mi è capitato, mi ci sono imbattuto una volta, volevo sapere qual era stata la posizione della Svezia nella seconda guerra mondiale, e ho trovato una cosa che poi non tornavano, perché effettivamente era una storia virtuale. Immaginiamo che a un certo punto
si perdono i documenti della storia reale e ci siano soltanto i documenti della storia virtuale, a questo punto le persone avrebbero un'immagine del passato completamente distorta. Però appunto non è escluso che questo sia già avvenuto altre volte e non lo sappiamo. Bene, ringraziamo ancora il professor Ferrara, ringraziamo.